Che c'è, sceriffo? L'innocenza trionfa? Levati dai piedi anche tu. Un momento, Silver. C'è un lavoro per te. Ma davvero? Anche voi avete bisogno di me? Non io, il signor Averell ti sta aspettando alla banca. La mia tariffa è di $1,000 a testa. È un prezzo molto alto. Beh, che volete, signor Findlay? Il mondo è pieno di rompiscatole e di gente che vorrebbe liberarsene. Se non tenessi i prezzi alti, sarei costretto a lavorare troppo. Già, dalla mattina alla sera. Un lavoraccio, credetemi. La mia povera nonna diceva sempre. Lasciamo stare vostra nonna, non ci interessa, e parliamo d'affari, Silver. Signor Silver. Va bene, signor Silver. Vi daremo $1,000 a testa. Siamo d'accordo? Non ancora. Sono costretto a chiedervi un supplemento. Un supplemento? Perché? Perché in questo caso i rompiscatole non devo solo eliminarli, ma anche trovarli, signor Parker. E ci vuole tempo. Siamo uomini d'affari. E sappiamo che il tempo è denaro. Va bene, Silver. Signor Silver, 2,000 a testa. Ed un premio di 10,000. Ad eliminazione completa della banda. D'accordo. Va bene. Siete dei veri gentiluomini. E spero proprio di non deludervi. Ah, naturalmente sono in esclusiva. Come in esclusiva? Voglio dire che non voglio concorrenti. Come sarebbe a dire? Che detesto la concorrenza. Mi costringe a lavorare in fretta. E questo mi rende nervoso. Non esiste nessun concorrente, avete un'esclusiva di 15 giorni, vi bastano? Basteranno. A presto.